Ci troviamo a soli 3 gradi a sud dell'equatore, nella metà occidentale dell'isola di Nuova Guinea, uno dei più remoti e primitivi luoghi rimasti sulla terra. In attesa di organizzare la nostra spedizione, visitiamo una delle 19 isole del lago Sentani, dove si sta svolgendo una festa tribale. Per raggiungere le impervie regioni centrali dell'isola, ancora oggi occorre appoggiarsi alle compagnie aeree missionarie. Negli uffici della compagnia prepariamo la logistica del nostro viaggio. Occorre pianificare tutto con molta attenzione. Nulla deve essere lasciato al caso. Malaria, it's hard to find the fresh water, the fresh water. Because all the salt. If you want to find the fresh water, we have to hire the people to grab up and look in the jungle from the spring. How many liters of water do you calculate? Non si tratta di voli commerciali. I loro voli sono dettati dalle esigenze della Chiesa e occorre anche tener conto del peso dei bagagli e del numero di passeggeri. For 8 days, let's say one person. Negli hangar gli aerei vengono completamente smontati e controllati minuziosamente. Soltanto qui a Jayapura è possibile fare manutenzione e trovare i pezzi di ricambio necessari. All'interno, nel cuore dell'Irian Jaya, solo l'abilità dei piloti e l'arte di arrangiarsi può risolvere eventuali complicazioni. Il Cessna che i tecnici stanno assemblando tra qualche giorno ci porterà nel cuore dell'Irian Jaya, a Uamena, punto di partenza per un lungo e faticoso trekking sugli altipiani centrali, lungo la valle del Balien. A Uamena si tiene il mercato più importante della valle e molti Dani si recano qui dai villaggi circostanti per vendere le loro merci. È proprio da qui che inizia la preparazione del nostro trekking con l'acquisto di alcuni viveri di prima necessità: patate e verdure, riso e qualche frutto. Il mercato offre uno spaccato della città. Una fiumana senza fine di genti provenienti da diverse tribù, molti ancora fortemente legati ai loro usi e costumi. Non è difficile scorgere per strada i caratteristici astucci penici, unico indumento delle popolazioni Dani. E sono proprio questi ultimi che cercheremo di incontrare nei loro villaggi più remoti, sparsi su queste montagne. La nostra guida, Frankie, ha scelto una ventina di portatori per accompagnarci in questo viaggio verso le remote tribù dei Dani. In base alla propria corporatura, peso e statura, a ciascun portatore viene assegnato un bagaglio, vettovaglie o attrezzatura. I portatori, come tradizione, sono molto possenti.
Un uomo pesante 60 kg può caricare fino a 85 kg di peso. Ci dirigiamo verso sud, lungo la gola del Balien. Il viaggio all'interno di questa regione ci porterà a scoprire i villaggi più remoti nel cuore dell'Irian Jaya. Il percorso all'inizio non presenta difficoltà, ma con il passare delle ore la fatica comincia a farsi sentire. I sentieri di montagna, quasi sempre, seguono la via più diretta. Non c'è modo di seguire un percorso a zigzag su e giù per le montagne. Semplicemente si sale o si scende nel modo più ripido possibile. I nostri pasti sono una combinazione di riso, noodles fritti, vegetali bolliti e patate dolci, di solito fritte. I vegetali e le patate sono raccolti lungo il percorso, nei piccoli villaggi che incontriamo. Durante la sosta, i nostri portatori sono soliti cantare, forse per esorcizzare le fatiche del viaggio, ma sicuramente anche per informare i villaggi che stiamo arrivando. L'acqua non è assolutamente potabile e occorre bollirla e sterilizzarla prima di poter bere. Anche così il sapore non è dei più gradevoli. Dal secondo giorno in avanti, le ore di marcia giornaliere sono in media 8. Camminiamo in fila indiana, parliamo poco per risparmiare il fiato. Ognuno ha il suo passo e ci aspettiamo strada facendo. Ci stiamo allontanando sempre di più dalla civiltà. Dobbiamo fare molta attenzione lungo il percorso, poiché anche un piccolo incidente in questi luoghi così remoti potrebbe essere fatale. Tutta la valle del Balien è percorsa da fiumi impetuosi che si diramano dalla sorgente del Sungai a quota 4.750 metri. Occorre attraversarli su ponti sospesi, sui quali è bene non fare troppo affidamento poiché spesso cedono sotto il peso di carichi eccessivi. Cerchiamo quindi di attraversare tenendoci a debita distanza uno dall'altro e senza fare bruschi movimenti. Le rapide che scorrono sotto di noi non perdonano distrazioni. La valle del Balien è rimasta totalmente isolata dal resto del mondo fino ad un'epoca molto recente. Il primo uomo bianco vi mise piede soltanto nel 1938, mentre i primi missionari arrivarono soltanto nel 1954. Con le prime luci del giorno riprendiamo il cammino e dopo qualche ora giungiamo nei pressi del villaggio di Bamarek. Le urla dei portatori segnalano la nostra presenza agli abitanti del luogo.
La nostra guida ci comunica che si stanno svolgendo i funerali del capo villaggio. Per poter proseguire la nostra marcia, dovremo rendere onore al defunto e partecipare alla cerimonia funebre. Quando un membro della tribù muore, ha inizio una cerimonia funebre durante la quale vengono uccisi maiali e preparati doni. Quindi il cadavere viene cremato e, secondo la leggenda, il suo spirito volerà al campo dei nemici per portare disgrazie e turbamenti. Una grande importanza nella vita di queste popolazioni è rappresentata dal maiale, usato negli scambi con le altre tribù e nelle cerimonie, come in questo caso. Secondo le regole dell'ospitalità, dobbiamo di buon grado accettare la carne che ci viene offerta durante la cerimonia. Il cibo, così preparato e poco cotto, cucinato al vapore, rischia di produrre parassiti intestinali molto pericolosi per il nostro organismo. Dopo la cerimonia, montiamo il campo nei pressi del villaggio, a circa 2000 metri di quota. Gli ultimi portatori arrivano quasi con il buio, mentre una fitta nebbia comincia a calare sulla valle. Il mattino seguente troviamo intorno alle nostre tende una folla festante. Siamo circondati dalla gente del villaggio incuriosita dalla nostra presenza e dal nostro equipaggiamento. Possiamo finalmente osservare le custodie peniche o orin, che sono indossate oramai soltanto dagli uomini più anziani delle tribù. Esso è fissato ad una cordicella assicurata all'estremità superiore, che viene allacciata intorno alla vita. Giocare a rubabandiera con questi ragazzini è stata davvero un'emozione intensa ed un momento di grande serenità per tutto il gruppo dopo le fatiche dei giorni passati. Siamo ormai alla fine del nostro primo trekking nel cuore dell'Irian Jaya, ma presto voleremo verso sud, nella regione delle paludi costiere, coperte di mangrovie e di giungla quasi impenetrabile, una delle zone più inospitali del globo. La costa meridionale dell'Irian Jaya è inospitale. La vegetazione lungo i fiumi è così fitta da essere quasi impenetrabile. L'aria è calda e umida, l'acqua contaminata e la malaria è un problema costante. Verso sera ci sistemiamo per la notte all'interno di una vecchia rumatingi abbandonata. Montiamo le tende in posizione precaria, sul pavimento di tronchi intrecciati che si può spezzare da un momento all'altro. Nei prossimi giorni ci attende un lungo e difficile trekking attraverso una fitta giungla per raggiungere le popolazioni Koruwai, che vivono nel cuore dell'Irian Jaya. Thank you.
La prima parte del percorso è molto faticosa. Partiamo con passo sostenuto. Fa molto caldo. Ci sono nugoli di zanzare e non c'è traccia di sentiero. Nascoste a terra, tra il fogliame, ci sono erbe finissime molto lunghe, completamente ricoperte di spine, che si attorcigliano alle gambe a mo' di cappio e ti fanno inciampare costantemente. La vegetazione attorno a noi è selvaggia, prorompente. Incute timore perché si ha l'impressione che qui l'uomo non possa nulla. Alla fine della giornata, esausti, montiamo il nostro campo nel mezzo di una radura. Il fango fa ormai parte di noi, tanto che non cerchiamo nemmeno più di evitarlo. Le nostre scarpe non sono altro che un pezzo di fango mobile. Fango nei capelli, sotto le unghie, nel sacco a pelo e nelle calze. Il sudore, unito all'umidità che sfiora il 100%, rende impossibile avere addosso qualcosa di asciutto. Calore e scarpe bagnate sono un ottimo veicolo alle infezioni e tutti noi alla fine del trekking avevamo vesciche infiammate e irritazioni cutanee. Siamo ormai vicini alla meta del nostro viaggio. La zona che stiamo attraversando è abitata dalle popolazioni nomadi dei Koruai, che vivono nelle Rumatingi, case costruite sugli alberi. Possono raggiungere altezze vertiginose, fino a 50 metri dal suolo. Molteplici sono le ragioni per cui, secondo gli antropologi, queste popolazioni costruiscono le loro case sugli alberi ad altezze così elevate. Principalmente per proteggersi dall'attacco di eventuali nemici o animali selvatici, ma anche da serpenti e insetti velenosi, che qui abbondano. Unico accesso alla casa è costituito da piccoli gradini intagliati in un tronco fine e traballante, che poggia a terra e sale su sino alla porta di entrata. Il pavimento della casa poggia sui rami più alti dell'albero, tagliati alla sommità. Pareti e tetto sono formati da foglie di palma intrecciate, mentre il pavimento è ottenuto legando saldamente dei piccoli tronchi l'uno vicino all'altro. In questa regione così inospitale vivono fino a 2500 Koruai, radunati in piccoli gruppi familiari. Più famiglie possono convivere in una stessa Rumatingi, sino a che la zona circostante fornisce abbastanza cibo per tutti. Poi la casa viene abbandonata e il nucleo familiare si sposta in un'altra regione. I Koruai sono popolazioni nomadi. Non coltivano alcun tipo di vegetale e non allevano bestiame, eccezione fatta per alcuni maiali. Gli uomini si dedicano alla caccia e alla pesca. Le donne curano i bambini e procurano bacche e radici commestibili. I Koruai hanno una loro lingua, solo parlata, oggetto di studio da parte degli antropologi. La loro cultura materiale è limitata esclusivamente alle cose indispensabili della vita di tutti i giorni e agli articoli per la decorazione della pelle. Fino ad una o due generazioni fa, essi erano cacciatori di teste e praticavano il cannibalismo. Alcune zone dell'Irianjaya, soprattutto in quest'area, non sono state ancora esplorate. E si pensa che non molto più a nord si trovino tribù isolate che non sono mai venute in contatto con gli esseri umani.
Solo negli ultimi anni i Koruai hanno cominciato ad utilizzare utensili in acciaio, quali l'ascia o il coltello. Un ottimo alimento che contiene molte calorie è il sago, che si ricava da una particolare varietà di palma. Esso è la principale fonte di cibo per queste popolazioni. Dopo aver abbattuto la palma, l'albero viene letteralmente spolpato. Dapprima privato della corteccia, poi con primitivi punteruoli in legno, il tronco viene aperto lasciando intatto soltanto il cuore centrale della palma. Nel frattempo le donne intrecciano le foglie di palma e con queste preparano con grande perizia i canali di filtrazione del sago, dove la polpa della palma verrà messa a decantare. La corteccia della palma viene utilizzata per creare il canale di scolo, mentre le foglie intrecciate con dei legni sorreggono tutta la struttura. Se una donna indossa una sottana d'erba, probabilmente non è ancora sposata. Le donne sposate indossano gonne di fibre intrecciate o di semi legati insieme in modo da lasciare scoperto il seno, ma non le natiche. Con uno strumento a punta di pietra, simile ad un'accetta, il cuore di palma viene abilmente sminuzzato. La polpa, finissima, una volta filtrata, ripulita dalle scorie e cotta, diventerà per i Koruai un cibo molto prelibato. Il sago viene inoltre utilizzato per preparare zuppe o altri intingoli gelatinosi molto graditi dagli uomini della tribù. La vita, quaggiù nella giungla, non è certo facile. La malaria fa strage di uomini, donne e bambini, e l'età media non raggiunge i 40 anni. E allora, non possiamo che ammirare con quale fierezza e tenacia questi uomini da secoli combattano contro un guerriero invisibile ai loro occhi e forse invincibile, l'Irian Giaia.